Vogliamo cambiare la destinazione d'uso all'attuale palazzo comunale, in quanto troppo ingombrante e il suo mantenimento senza alcune entrate è un'operazione a perdere. E di fatto la chiusura dei suoi locali nelle ore pomeridiane, serali, il sabato e la domenica, nei giorni festivi in genere, provoca un collasso di tutte quelle che potrebbero essere le attività ricreative e culturali collegate al territorio, all'interno del centro storico. Per farlo rivivere autenticamente, perché solo così si potrà drenare quella fetta di turismo che punta al Salento e al senso naturalistico della vita. Chi viene da fuori nazione e magari giunge a Cursi per trovare amici, parenti e lo fa arrivando dalla via di Melpignano, rimane sbalordito, affascinato nel vedere le abitazioni attaccate una a fianco all'altra, con la stessa altezza, con le stesse terrazze, in comune, senza muri divisori. E questa è l'idea di molti spagnoli, per esempio, ed è l'idea che hanno del Salento. Me lo hanno confermato un paio di anni fa e, guarda caso, non nutrono la stessa simpatia per la strada di Maglie, che a tutti noi può pure sembrare ideale, magari per aprire un negozio, un'attività, perché, come diciamo noi, è una via di passaggio. Ma quello che avviene oggi è un altro passaggio per la storia di questo territorio e si chiama muro a secco, ulivi secolari, anziani che fanno il tombolo davanti a casa, tradizioni culturali e religiose, bambini che giocano con i gessi per strada, giovani che possono aprire nuove attività. Un altro giorno a Cursi, l'API, la catena di distribuzione di carburante, doveva girare uno spot. L'avrete sicuramente visto in televisione, un'auto che arriva in una piazza deserta e riusciva a trovare ugualmente un distributore aperto in servizio. Beh, questa troupe pronta per registrare in piazza, in questa piazza, è stata dirottata all'ultimo dal regista, uno straniero non spagnolo questo qua, su un paesino di montagna a Trieste. Sapete per quale motivo? Perché non riuscivano neanche con l'aiuto del computer ad eliminare alcuni impatti visivi che non erano del tutto appropriati alla nostra pietra, ai nostri colori, infissi, insegne luminose ed altro. Eppure molto spesso noi non facciamo caso, come non lo facevamo con le mille lire, quando venivano scarabocchiate, Forza Lecce, Falci Martello e altro, perché restavano in Italia, a casa nostra, ci prendevamo in giro da soli, da nord a sud del paese. Oggi non c'è una banconota da 5 euro scarabocchiata, perché queste fanno il giro d'Europa e l'Europa non può essere altro che un'opportunità per tutti. Noi dobbiamo essere quello che siamo, noi stessi, non dobbiamo fingere, non dobbiamo scimmiottare gli altri. Ieri avete teso un'imboscata al candidato del PD Sergio Blasi, che guarda caso non ha menzionato mai né la vostra lista né il vostro candidato sindaco. E questa la sinergia nel vostro partito? I manifesti di Sergio Blasi sotto al palco ieri sera li ha fissi il sindaco Edoardo Santoro, per la soddisfazione dei presenti di Maglie, di Melpignano e di altri paesi limitrofi, perché dovevano assistere a quel siparietto, all'avanspettacolo, l'avanspettacolo del sindaco operaio. Non vi basta già un Presidente del Consiglio? Se vi è rimasto un po' del vostro tempo, rimuovete i manifesti con cui avete tappezzato l'intero Paese. Da 20 giorni, due impiegati comunali venendo meno a quelle che sono le loro mansioni, quelle che svolgono regolarmente in questo periodo, sono impegnati nella rimozione dei tanti manifesti della lista numero 4, affissi fuori dagli spazi assegnati alla lista di Edoardo Santoro, di chi sta amministrando questa collettività. Autodenunciatevi, in questo modo educate voi stessi al senso civico, al rispetto delle regole e al rispetto dei cittadini e della loro informazione, che invece è costretta a pagare per un servizio che viene offerto a voi, gratuitamente, ai privati, a voi stessi. Noi vogliamo far vivere comodamente i cittadini perché qui si trovano a casa loro e non sull'uscio della porta perché il salotto è occupato dalla politica. Questa non deve essere intesa come la casa del sindaco, degli assessori a vita, del segretario. E questo modo di interpretare la politica dei partiti che deve arretrare a Cursi, non i cittadini. Basta fare l'esempio emblematico dello sportello Orienta Giovani. Non i giovani all'interno del palazzo per orientare le scelte politiche dell'amministrazione comunale, ma il palazzo che esce all'esterno per capire l'orientamento politico dei giovani, da che parte stanno.
Questa è la politica del lucchetto. Il lucchetto al parco giochi della scuola elementare, dove i bambini sono obbligati a infrangere quella che è una vostra legge, quella che è una vostra regola di vita, scavalcare. Al comune entrate sempre dalla porta retrostante, da 5 anni, per non farvi vedere dai cittadini. Ed è per questo che in caso di vittoria faremo istituire un registro che segni l'entrata e l'uscita in un comune allocato in un posto adeguato al numero degli abitanti e non all'ambizione dei politici. Un paio di stanze al massimo, non un castello per 20 impiegati. Oggi siete dietro la transenna, come se viveste in un altro paese, in fondo alla piazza. Date l'impressione che siete lì a protestare, ma contro chi? Contro persone come noi che si scambiano i loro punti di vista, le loro idee, liberi da condizionamenti. I protestati siete voi, raccontate in giro di accordi sottobanco, peraltro inesistenti, tra noi e il gruppo di Donato Lanzillotto. E lo fate per cercare di porre riparo a tutte le persone che da sinistra vi stanno abbandonando. E ieri avete perso il doppio del consenso dell'altra sera. Ieri sera, caro segretario del PD di Cursi, più che gli applausi quando pronunciavi il mio nome, si sentiva la formazione cornea che riveste l'estremità superiore delle dita delle mani dell'uomo, e cioè delle unghie. Non arrampicarti sullo specchio. Questo è il nostro punto di forza, un punto di ripartenza per l'intera comunità, un investimento per il futuro, non un nuovo mutuo ipotecario che attribuisce a questi creditori il potere di espropriare ai cursiati la dignità. Non avrete l'ipoteca sulla nostra dignità. Le donne e gli uomini di Cursi non ve lo permetteranno, perché è la proprietà più grande che hanno, e cercano tra mille difficoltà di consegnarla alla storia, perché giunge dalla storia. Qualcuno sul palco ha chiesto di abbassare i toni. Beh, io posso aggiungere con tutta franchezza che è giunto il momento per abbassare soprattutto i vostri tassi di interesse su questo nostro paese. La gente misura ormai la variazione nel tempo della vostra grandezza, della vostra onnipotenza. Questo è il bilancio di fine mandato che lasciate in eredità in questo nostro comune. Siete debitori formativi, obbligati a frequentare questa piazza per fare attività di recupero. Siete in affanno e con questo debito d'ossigeno che vi ritrovate non riuscite a riportare alla normalità i vostri organismi di partito.